Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale, io sono Nadia e oggi iniziamo quel progetto di lettura e commento della commedia di cui vi parlavo qualche video fa. Se siete nuovi su questo canale potete recuperare appunto il mio progetto qui in questo video e oggi inizio con una brevissima introduzione e andiamo diretti sparati al canto primo dell'Inferno di Dante Alighieri. Sapete che nel 2021 si festeggia, oddio, si celebra più che altro il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. Ci saranno tantissime, tantissimi eventi, tantissimi libri verranno pubblicati e io non volevo essere da meno e quindi fare anch'io questo piccolo progetto per gli iscritti al mio canale o per chiunque passerà di qui. Vi ricordo che questo commento, questa lettura che sto per farvi della commedia sarà dedicata prevalentemente a chi non ha molto tempo per leggerla, non ha molta voglia, ha perso voglia magari a scuola, perché a scuola commento troppo tecnico, troppo accademico, ha contribuito ad allontanare dalla lettura, come purtroppo spesso accade, non soltanto per la commedia, ma anche per altri libri, specialmente classici. Quindi sarà un commento molto semplice, molto lineare, alla mia maniera, o anche parlandovi un po' di quella che è la mia esperienza di lettura, come dire, nel desiderio, per quanto mi riguarda, di farvi apprezzare quest'opera, di farvi sapere semplicemente di cosa parla, perché a scuola non la si legge mai per intero, magari nella vita anche non la si legge mai per intero, però magari se ve la leggo io, per chi naturalmente ha piacere a seguire i miei video, può risultare un po' più piacevole, un po' più gradevole, ed è quello che io spero di fare, quindi di instillarvi la stessa passione che ho io. Magari letta da soli potreste trovarvi a sentirvi un po' irrigiditi, se ve la leggo io, ne parliamo magari nei commenti, ci facciamo anche due risate, perché è possibile anche ridere di libri classici, non deridere ovviamente, intendo ridere nel senso di sorridere e divertirsi, perché la commedia è soprattutto, specialmente nell'Inferno, un'opera anche molto ironica, quindi perché no? E ricordatevi che comunque Dante Alighieri non ha mai scritto un commento della commedia, cioè lui ci ha scritto l'opera, ma non l'ha mai commentata. Quindi noi della commedia non potremo mai sapere tutta la verità. E tanti degli enigmi contenuti nelle tre cantiche, anche i dantisti, anche i filologi, non li hanno mai svelati. Quindi non per questo dovete, non per paura di non capirla al 100%, dovete privarvi del piacere della lettura. Anche se la capite al 40, al 50, al 60% va benissimo. Purché vi facciate appassionare dalla storia semplicemente, così come fareste con qualsiasi altro libro di cui vi parlo su questo canale. Quindi rilassatevi. Mettetevi comodi, fate quello che dovete fare, se siete in treno, se siete in viaggio, se siete a fare le pulizie a casa, quello che vi va. Primo canto della commedia, Inferno. Allora, il canto numero uno dell'Inferno è un canto di proemio, quindi questo vuol dire che dà un'introduzione a tutta la storia, va bene, a tutto il viaggio nell'Inferno stesso, raccontato dal punto di vista di Dante, che in realtà questo viaggio lo ha già finito. Il viaggio non è raccontato il tempo presente, va bene? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Mi ritrovai, non mi ritrovo. Il viaggio è già finito, lui ha deciso semplicemente di raccontarcelo e di raccontarci come e quando è successo. Quindi facendo appello alla memoria. Nel mezzo del cammin, cosa ci vuol dire questo? Ci vuol dire che probabilmente per quella che era la durata della vita umana in epoca medievale, 30-35 anni, è il mezzo, è la parte mediana della vita umana. E diciamo che più o meno ci dà una definizione temporale di quello che è stato il periodo in cui Dante si è ritrovato nella selva. La selva cos'è, ovviamente? Un momento di confusione, un momento di crisi, un momento di sconforto, di perdita di valori, un momento in cui si affronta anche una presa di coscienza di quelli che sono i propri peccati, i propri vizi, ciò che di negativo c'è stato nella nostra vita, che nel caso di Dante gli impedisce di puntare alla meta, no? Alla diritta via, la via che porta a Dio. Infatti nella selva manca cosa? Il sole, è oscura, è buia, manca il sole, gli alberi sono così intricati che il sole non passa e quindi di conseguenza se non c'è il sole non c'è un corretto uso della vista e la diritta via, quindi la strada verso Dio, verso la beatitudine nel caso di Dante, e diventa di fatto smarrita, cioè la strada c'è, non è persa, è smarrita, c'è ma non si vede, c'è ma lui non la vede. Quindi un momento di crisi, un momento di confusione lo porta a smarrire di fatto la via per un momento di beatitudine e di pace, quello dell'incontro appunto con Dio, che era previsto nei fatti, doveva esserci, ma non c'è stato, proprio per via di questo smarrirsi. Hai quanto a dir qual era? E cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura? Nel momento in cui Dante decide di raccontare a noi lettori
in quanto autore tutti i processi che hanno fatto parte di questo suo viaggio, si rende conto che è una cosa, è diciamo, un'attività molto complicata. Lo è anche commentarla, quindi figuratevi raccontarla. Perché tanto la sua esperienza di viaggio dalla selva, da quello che è successo dalla selva in poi, è stata un'esperienza di viaggio complicata, difficile, ardua, che il fatto stesso di ricordare questo viaggio che lui ha fatto lo spaventa esattamente come lo aveva spaventato quando il viaggio lo aveva vissuto per davvero. Sempre parlando della selva, quindi, del momento di crisi, di traviamento, tant'è amara la selva che poco e più morte, cioè così spaventosa che di spaventoso peggio della selva c'è soltanto la morte. Quindi immaginate questo momento di confusione quanto debba essere stato penoso e difficile per Dante. Ma per trattare del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che io vi ho scorte. Quindi Dante decide che non è il caso di raccontare soltanto le cose negative di questo viaggio, le cose che lo hanno spaventato, ma soprattutto le cose importanti, cioè quelle sagge, quelle positive, le cose che gli hanno dato dei messaggi importanti per vivere, perché in questa selva lui ci si è ritrovato, ma di fatto noi sappiamo che il viaggio è finito, quindi lui è uscito da questo momento di crisi e di traviamento ed è riuscito a risolvere quello che è stato il grande conflitto della sua vita. Quindi già abbiamo un messaggio molto positivo che riguarda tutti quanti. Ricordate quando all'inizio diceva nel mezzo del cammino di nostra vita, questo nostra è una parola fondamentale. Dante sta parlando di se stesso, ma in realtà sta parlando di tutti noi, di qualcosa che potrebbe accadere a tutti noi. Momento di crisi, momento di traviamento, momento di perdita di un percorso di vita che noi credevamo tracciato, invece improvvisamente ci troviamo che non sappiamo dove andare e cosa fare. È una cosa che parla a tutti noi. Naturalmente noi non abbiamo gli stessi motivi di Dante, non condividiamo gli stessi motivi, le stesse motivazioni che l'hanno portato nella selva, ma possiamo condividerne le conseguenze, il fatto di smarrire la via. Io non so ben ridir come vi entrai, tanto era pieno di sonno a quel punto che la veraci via abbandonai. Quindi Dante ci racconta che quando lui si è trovato nella selva non sa assolutamente dire come questo sia accaduto, cioè lui ci si è ritrovato tranquillamente camminando, procedendo nella sua vita. E questo vuol dire che molto spesso quando noi ci troviamo in una condizione di conflitto, di traviamento, di perdita della nostra identità, come è capitato a Dante, questa cosa accade in maniera molto lenta ma inesorabile, non è un processo brusco, non è un processo di cui puoi renderti effettivamente conto. Accade e quando è accaduto non puoi farci già più niente, non puoi voltarti, uscire come se nulla fosse. Ma poi io fui al piede d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che mi aveva di paura il cuor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Proseguendo per la selva, in una direzione che chiaramente non è quella adeguata per il suo percorso, Dante trova che a un certo punto la selva arriva a una specie di limite, oltre il quale si intravede un colle molto alto che svetta nel cielo e dietro il quale sta sorgendo il sole. Ricordate che il sole, per quanto riguarda la commedia, è sempre l'immagine divina, quindi Dio. E il sole di fatto è ciò che ci consente di vedere il percorso e che di fatto mena dritto altrui per ogni calle, cioè il sole è quello che ti consente di andare dritto per la strada della beatitudine, la strada della rettitudine, della giustizia. Quindi Dante guarda questo colle, guarda il sole sorgere e ci dice: allora fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte, ch'i passai con tanta pieta. Nel momento in cui Dante vede il sole sorgere, sa che il sole è Dio, incomincia a rasserenarsi, dice: beh, accidenti, allora forse non sono messo così male come credevo. E quindi il terrore che aveva riempito il suo petto, per quello che è il momento passato nella selva, in cui si è trovato di fatto nel buio, no? Nella notte, dice lui, nel buio della selva, incomincia un attimino a ridimensionarsi, cioè c'è il sole, questa può essere solo una buona notizia. E come quei che con lena affannata, uscito fuori dal pelago la riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse arretro a rimirar lo passo che non lascia già mai persona viva. Qui abbiamo la prima similitudine, la prima di una lunga serie di similitudini dantesche. A cosa gli serve la similitudine? A dare a te, lettore, l'idea il più emozionante possibile, il più vivida possibile, no? Deve essere un'immagine forte, di un'emozione che lui ha vissuto, e per darti questa immagine la paragona ad un'altra immagine di pari intensità emotiva. In questo caso lui si paragona, mentre esce dalla selva e vede finalmente il sole sorgere,
a un uomo che è sfuggito a un mare in tempesta, va bene? L'acqua perigliosa, è proprio mare in tempesta. Quindi quest'uomo cosa fa? Nuota, nuota nel mare periglioso, nel mare in tempesta, sfugge a quella che è la morte di fatto, perché è pericoloso. Arriva dalla spiaggia alla riva, va bene? Dall'arcipelago alla riva, quindi è salvo. Si gira, guata e guarda, ok? E vede che si è praticamente ha scampato quella che è di fatto una tragedia, perché quando si gira sulla spiaggia vede che il mare è completamente, diciamo, devastato dalle onde, dal vento. Così l'animo di Dante si sentì nel momento in cui lui, vedendo finalmente il colle e il sole, quindi un momento di speranza, si gira e vede alle spalle la selva, che di fatto è un luogo da cui molta gente non riesce mai ad uscire. E questa è una cosa molto importante. Noi sappiamo che lui è uscito, già che il viaggio è finito, e ce lo sta raccontando, ma c'è gente che non sfugge al momento di traviamento, alla dannazione eterna. Infatti dice, si volse retro a rimirarlo passo, che non lasciò già mai persona viva. Quindi lui è consapevole che di essere sfuggito, almeno momentaneamente, a una condizione che per altri è stata veramente, come dire, definitiva e in negativo. Poiché riposato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il piè fermo sempre era il più basso. Quindi dice, vabbè, visto che comunque ero stanco, corpo lasso, mi riposai un pochino e poi ripresi la strada. Naturalmente, diciamo, immaginate questa specie di valle dopo la selva, un momento di pianeggiante tra la selva e il colle, quindi immaginate il colle, c'è questa salita, no? Se volete attraversare, salire una collina, un colle, c'è quel momento ripido, no? Che si avvicina. E lui dice che il piè fermo era sempre il più basso. Questa è una frase molto simbolica, anche su questa si dibatte parecchio fra i dantisti. Effettivamente, a un livello letterale può sembrare che appunto lui tenesse il piede fermo in basso per non cadere, quindi per diciamo, fare attenzione a intraprendere quella che di fatto era una scalata su un piano ripido. Fatto sta che il piè fermo in basso, quindi legato alla terra, è di fatto la sua anima mortale che lo tiene legato alle cose terrene. Quindi diciamo che da un punto di vista simbolico non è il modo migliore per arrivare alla beatitudine, quello di tenere il piede sulla terra. Ma Dante ancora non lo sa. Infatti, ed ecco, quasi al cominciare dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi mi impediva tanto il mio cammino, che io fui per ritornar più volte volto. Infatti, nel momento in cui intraprende la salita, si imbatte in una bestia feroce. Qui la chiama lonza, fa riferimento quasi sicuramente, secondo i dantisti, alla lince, alla lynx di Virgilio, virgiliana, che è un animale molto agile, quindi pericoloso, perché un animale agile è un animale che ti può saltare addosso, di pel maculato, quindi ha le macchie, delle chiazze, e non gli si, come dire, non si allontana dal suo volto, anzi ha un atteggiamento piuttosto offensivo e aggressivo, tanto più che quando Dante cerca di salire il colle, la lonza si avvicina, invece di allontanarsi si avvicina e con fare abbastanza aggressivo, quindi è palese che Dante decide di guardarsi indietro perché capisce che non può andare oltre questa bestia. Questa bestia, naturalmente, come le due che incontrerà poco dopo, hanno un significato simbolico, va bene? La lussuria, in questo caso. Naturalmente, per quanto riguarda il significato degli animali, nelle opere letterarie si consultano bestiari, per esempio, no? E lì c'è sempre, ogni bestia ha sempre più di un significato. Si tende genericamente a considerare nella commedia la bestia come una lussuria. Fatto sta che, lussuria o non lussuria, la lonza rappresenta uno dei vizi dell'umanità, quindi uno di quegli ostacoli, impedimenti che impediscono all'uomo, all'essere umano, di arrivare alla strada verso la beatitudine, perché questo colle, ve lo spoilero così, ma sembra evidente, è il purgatorio. E quindi per arrivare su alla beatitudine, a Dio, al paradiso, bisogna avere un animo puro. Nel momento in cui un uomo incontra dei vizi e li affronta e li vive, è chiaro che l'animo non è puro, non è purificato. D'altronde Dante stesso era nella selva, quindi evidentemente lui è consapevole di essersi macchiato di alcune colpe, colpe che per la sua etica personale sono gravissime. Tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle, che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sicché a ben sperarmi la cagione di quella fiera alla gaetta pelle. Qui abbiamo una perifrasi astronomica, ne troveremo molte nella lettura. Queste sono cose che in genere allontanano perché, i lettori, diciamo, gli studenti e quant'altro, perché sono perifrasi che si tende a tradurre con una specie di frase da imparare a memoria. Se
ammettiamolo, a scuola è così. Questi tipi di, cioè, si tende a dare di fatto la parafrasi senza capire di che cosa stiamo parlando. Semplicemente Dante amava moltissimo collocare astronomicamente i momenti della sua narrazione. E quindi in questo caso sta parlando del mattino, dell'alba, quindi immaginatevi una bellissima alba rosata che sorge alle spalle di questo colle, un'immagine stupenda, rilassante, anche se vogliamo che calma il cuore preoccupato, e descrive anche una situazione primaverile, proprio perché questa perifrasi va a definire quello che è il momento, diciamo, pasquale, momento in cui tecnicamente sarebbe iniziato il viaggio di Dante a livello di data, a livello, diciamo, astronomico. Quindi immaginate, serve tantissimo per colorare l'immagine e descriverla e collocarla da un punto di vista astronomico. Considerate che astronomia e astrologia andavano a braccetto in epoca medievale, e per Dante questo era molto importante, quindi collocare il luogo degli eventi. Quindi cosa succede? Tutto questo bellissimo panorama che lui vede alle spalle di questo colle lo fa ben sperare, dice: beh, vengo da una selva oscura, nera, pericolosa, vedo questa cosa così meravigliosa dinanzi a me, questo panorama stupendo, non posso che tranquillizzarmi, va bene? Non posso che cercare di stare tranquillo, che questa è la strada giusta. No, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame, sicché parea che l'aere ne tremesse. Cosa succede? Che oltre alla lonza, che già di per sé abbiamo capito non essere molto affabile, si aggiunge una nuova bestia, che è un leone. Ok? E chiaramente potete immaginare leone simbolo di violenza. Tra i tanti simboli interpretati dagli animali, questo è sicuramente uno dei più gravi che riguarda l'umanità. E infatti, con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Cioè era tanto rabbioso, immaginatevi il leone che arriva e ruggisce, fa tremare l'aria con il suo ruggito, cioè una bestia spaventosa. Non so, voi avete mai visto un leone allo zoo safari? Insomma, trovarvi da soli con un leone deve essere una cosa terrificante. E in aggiunta, dice Dante, una terza bestia ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza, con la paura che uscì di sua vista, che io perdi la speranza dell'altezza. In aggiunta alla lonza e al leone, terzo vizio che è di là nell'umanità è la lupa, che è l'avarizia. L'avarizia è in assoluto descritta come il peggiore delle tre bestie, la più pericolosa, perché questa lupa si avvicina, che è tutta magra, scarna, un animale così smagrito è chiaramente un animale che ha fame, che mangerebbe qualsiasi cosa, che non guarderebbe in faccia a niente, a nessuno, e ti divorerebbe tranquillamente. Quindi dei tre è sicuramente l'animale peggiore. Infatti tanto spaventa Dante che egli capisce che questa scalata del colle non si può fare. E quale è quei che volentieri acquista, e giugne il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Quindi tanta è la situazione di pericolosità dovuta alla presenza di questi tre animali feroci, che Dante, spaventato, con questa nuova similitudine che troviamo qui, decide di tornare indietro, perché comunque capisce che questo animale, specialmente la lupa dei tre, lo respinge di fatto nella selva, cioè sarebbe là dove il sol tace. La selva, quindi lo respinge laddove non c'è alcuna possibilità di appellarsi alla beatitudine divina, allo sguardo divino, quindi lo respinge nel peccato. Mentre che io rovinavo in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio pari a fuoco. Ma qui succede una cosa inaspettatissima. Dante fa per tornarsene indietro, tra l'altro rovinava in basso luogo, quindi, cioè, praticamente un tipo cadeva, insomma, il povero, cioè, proprio immaginate un instabile, disperato, che a un certo punto si rende conto che proprio lì, nella piaggia deserta, c'è sta un tizio che lo guarda, cioè una persona che lo guarda e sta zitta, che lo fissa in maniera anche piuttosto inquietante. E pareva che comunque questa persona stesse lì a guardare da un bel po', non era appena arrivato, stava lì così, ecco, immaginatevelo, già sapete chi è, ma ci arriviamo. Quando vidi costui nel gran deserto, mi si rede di me, gridai a lui, qual che tu sia, o d'ombra certo. Dice, beh, quando lo vidi così, in questo posto che di fatto era deserto, cioè nel senso c'era solo lui lì, no? E le bestie, abbi pietà di me, gli gridai,
qualsiasi cosa tu sia un'anima o tu sia un essere umano in carne ed ossa. Insomma, gli chiede aiuto, dice aiutami, fai qualcosa, aiutami, che cosa devo fare? Mi rispose costui, quindi questo figuro silenzioso, a un certo punto esce dalla sua bolla di silenzio e inizia a parlargli. Non uomo, uomo già fui, e li parenti miei furono lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui su Biulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Praticamente abbiamo la biografia, cioè proprio Wikipedia gli fa un baffo perché in 3 righe ha detto tutto quello che doveva dire di se stesso. Quindi la figura avanza presso Dante, si avvicina a Dante e gli risponde, visto che Dante gli ha chiesto aiuto, dicendo: Beh, a dire il vero, io non sono un essere umano in carne e ossa, sono un'anima, quindi non uomo. Uomo fui, no? Ero uomo prima, è morto a questo punto. È un'anima. E i miei genitori furono lombardi, nati entrambi a Mantova. Nacqui sotto Giulio Cesare, anche se ormai era tardi, e vissi a Roma sotto il buon Augusto, cioè lui quando era nato praticamente c'era Cesare, no? Ma era troppo piccolo per, insomma, cogliere appieno il significato di questo, e quindi visse di fatto a Roma quando ci fu Augusto. Vabbè, insomma, ci dà delle coordinate storiche di quella che è stata la sua attività. Nel tempo degli dei falsi e bugiardi, questa è la frase secondo me più importante da tenere in conto, lo capiremo poi dopo il perché, che quando Virgilio scriveva e lavorava come poeta non era ancora arrivato l'avvento di Cristo, che le persone si rivolgevano agli dei pagani, va bene, dei falsi e bugiardi, naturalmente dal punto di vista di Dante questi sono bugiardi, attenzione a questi sono elementi molto particolari. Poeta fui. Quindi sono stato poeta e cantai di quel giusto figliol di Anchise, che sarebbe praticamente Enea, perché sapete che l'opera, una delle opere principali di Virgilio è appunto l'Eneide, che venne da Troia dopo che fu combusta, dopo che fu bruciata, va bene, come ci racconta di fatto l'Iliade di Omero. Quindi anche qui molti riferimenti culturali, letterari, su quelle che sono state le letture di Dante, o quantomeno le conoscenze di Dante. Per quanto riguarda gli studi di Omero, si sa che Dante probabilmente non lesse perché non conosceva il greco. Ma tu? Dice Virgilio a questo punto, dopo aver fatto tutta questa roboante, come dire, presentazione di sé. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte? Che principio e cagione di tanta gioia? Qui Virgilio fa un po' fa il finto tonto, perché in realtà Virgilio sa perfettamente cosa sta succedendo, è lì per un motivo preciso, quindi fa questa domanda più che altro per saggiare se Dante abbia capito quello che sta accadendo. E Dante, che ovviamente è totalmente spaventato dalle bestie, dice: Sei tu quel Virgilio, quella fonte che spandi di parlarsi largo il fiume? Quindi lo ha riconosciuto. Risposi io a lui con vergognosa fronte, ovviamente imbarazzatissimo perché è una persona eminente, importantissima per lui dal punto di vista letterario, quindi ovviamente lui si vergogna a trovarsi al suo cospetto. Ho degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercarlo tuo volume. Tu sei il mio maestro, il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che mi ha fatto onore. E quindi di fatto Dante si spertica in una serie di complimenti nei confronti di Virgilio, in cui spiega alcuni dei motivi per cui lui di fatto ha deciso, lo spiega naturalmente in maniera molto sibillina, il motivo per cui ha deciso di inserire questo personaggio, quindi un poeta della latinità, all'interno della sua opera. Spiega appunto la passione, l'interesse che ha avuto per le sue opere. Ricordiamo che nell'Eneide c'è proprio la scena di Enea che va a sua volta all'inferno per parlare col padre, quindi ci sono anche dei richiami letterari che spiegano, la dicono lunga sul fatto che proprio Virgilio invece di qualcun altro sia stato scelto da Dante. E a quel punto gli risponde alla domanda che Virgilio gli aveva fatto. Virgilio gli aveva chiesto: Perché non sali? Vedi la bestia, dice Dante, per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene ai polsi. Bene. Quindi Dante a questo punto si spiega, non ci dice niente di nuovo, c'è un animale che mi spaventa tantissimo, non mi fa salire, per favore aiutami, tu che sei saggio, tu che sei sapiente, ok? E a questo punto Virgilio gli risponde, incominciando a farci capire che in realtà lui ne sa più di quanto si potrebbe immaginare all'inizio. E gli dice così: A te conviene tenere altro viaggio, cioè a te conviene fare un'altra strada, questa non è la strada giusta, gli rispose Virgilio. Poiché lagrimar mi vide, Dante così spaventato appunto che piange. Se vuoi campar desto loco selvaggio,
cioè se tu vuoi sopravvivere in questa selva oscura, non puoi prendere questa strada, non puoi fare la scorciatoia, sommariamente, non puoi andare di lì, salire il colle e pensare di arrivare in paradiso senza prima affrontare la selva, quindi i tuoi peccati. C'è un altro viaggio, c'è un'altra strada più difficile che devi fare. Che questa bestia, la lupa sempre, per la quale tu gride, non lascia altrui passare per la sua via, ma tanto lo impedisce che lo uccide. Cioè nel momento in cui tu decidi di andare di lì, la bestia ti sbrana perché quello è il peccato più grave che un uomo possa commettere, l'avarizia. Di conseguenza uccide tutti quelli che passano, quindi tu non puoi passare di lì. E a natura sì malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Cioè, in parole povere, come era già stato detto all'inizio, la lupa è così affamata che anche dopo aver mangiato ha più fame di prima, perché è insaziabile, è il vizio peggiore che dilania l'umanità. Molti sono gli animali a cui si ammoglia, cioè altri vizi a cui di fatto l'avarizia si sposa, andando a peggiorare la situazione, e più saranno ancora infin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia. E qui si apre un'altra parte della commedia di Dante, dell'Inferno, molto discussa dai dantisti, che è tuttora priva di una grande spiegazione, ed è questa. Virgilio dice, in parole povere, che a un certo punto arriverà un veltro, che sarebbe un cane da caccia, che distruggerà e ammazzerà le bestie. Viene quindi un animale coraggioso, fiero, capace di distruggere con un morso, cacciandolo appunto tutte le fiere. Questi, il veltro, quindi questo cane da caccia, non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la vergine Camilla, Euriolo e Turno e Niso di ferute. Questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nello inferno, la onde invidia prima di partirla. Cioè, praticamente a questo punto Virgilio dà una descrizione di quello che secondo lui sarà il veltro. Chi sarà questo veltro? Chi sarà questo cane da caccia? Ovviamente una persona dignitosa, ricca di virtù, una persona di grande saggezza, di grande conoscenza, una persona importante, okay? Che ha una personalità di grande valore, di grande dignità. Però la sua nazione sarà tra feltro e feltro, quindi apparentemente, al di là della rima, si pensa che questo tra feltro e feltro voglia dire che sia una persona di umili origini, ok? E che di quella umile Italia fia salute, cioè farà la salvezza dell'Italia, arrivando l'Italia per cui appunto morirono altre persone, la Vergine Camilla, Euriolo, Turno e Niso di ferute. Qui sono tutti quanti riferimenti a personaggi delle opere di Virgilio. Quindi Virgilio dice, dopo i miei personaggi che hanno sofferto per tali situazioni, arriverà il veltro e finalmente metterà a posto tutto, salvando l'Italia da quelli che sono i peccati più grandi, l'avarizia, la lussuria, la violenza, eccetera, eccetera. Insomma, diciamo che Virgilio cerca di dare una specie di profezia speranzosa a quella che è la condizione dell'Italia all'epoca di Dante. Cioè, non so cosa penserebbe oggi Virgilio di questo veltro, però secondo me, non lo so, è arrivato, non è arrivato, io non sono così convinta. Però lo stiamo ancora aspettando, ecco, mettiamola così. Fatto sta che comunque lui non ci dà un nome, va bene? Ricordatevi che dietro Virgilio c'è Dante. Cioè, Virgilio è un personaggio, ma è Dante che scrive, quindi è Dante stesso che si aspetta questo cane da caccia, tra virgolette, questa personalità incredibile che riuscirà a portare salvezza in Italia. E Dante aveva un'idea di chi potesse essere. Quello che resta qui come dubbio è il capire di chi lui parlasse, a chi lui si riferisse. Fatto sta che appunto Virgilio dà questa spiegazione proprio per far capire che queste bestie non si muoveranno da lì fino a che non saranno cacciate da questo veltro, da questo cane da caccia. Quindi è inutile che Dante si sforza di prendere quella strada, perché è inutile. Inoltre aggiunge, questi, sempre il cane, le caccerà per ogni villa, quindi per ogni città, da ogni città, no? Quindi già qui abbiamo altri segnali di quello che Dante sta dicendo. A livello storico tutto verte, diciamo, sulla sua esperienza con i comuni italiani, finché l'avrà rimessa nell'inferno, laddove invidia prima di partire. Si pensa che appunto l'invidia prima sia il diavolo, quindi queste mostri, queste bestie vengono dall'inferno, sono un prodotto del demonio, e lì devono essere rischiaffate, sommariamente, dal cane da caccia. A questo punto Virgilio, dopo aver chiarito che non c'è niente da fare per quanto riguarda le bestie, non si può andare da lì, bisogna cambiare strada, finalmente cala l'asso e rivela le sue carte e dice a Dante: «Ond'io, per lo tuo me, penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per lo loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che la seconda morte ciascun grida». E vederai coloro che sono contenti nel fuoco, perché sperano di venire, quando che sia, alle beate genti.
Quindi dice, visto che è chiaro che tu non conosci la strada e non la puoi conoscere perché sei ostacolato da quello che sono i tuoi vizi, i tuoi peccati, il tuo errare di essere umano, sono io che vengo a farti da guida. Seguimi, quindi io penso e discerno, quindi io credo, quindi ritengo che sia necessario che io ti faccia da guida, quindi si mette in una posizione di superiorità rispetto all'ante, fare in modo che io ti possa far attraversare questo loco eterno, cioè l'inferno, va bene? Dove, gli preannuncia, udirai delle grida disperate, delle grida di dolore, vedrai antiche anime sofferenti, è quello che succede all'inferno, e che la seconda morte, cioè su un grida, cioè la seconda morte è il giorno del giudizio in cui loro riceveranno il giudizio finale su quella che sarà l'esistenza della loro anima, ok? E vedrai coloro che sono contenti nel fuoco, cioè coloro che bruciano di fatto nel fuoco, che pur stando in una situazione veramente di dolore, di sofferenza, il fuoco brucia, sono contenti perché sanno che nel tentativo di pulire la loro anima dai loro peccati andranno alle beate genti, quindi potranno aspirare, volendo, alla beatitudine. Beate genti, chiaramente il paradiso. Alle quali, le beate genti, poi, se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò partire. Che quello imperador che lassù regna, perché io fui ribellante alla sua legge, non vuole che in sua città per me si vegna. Quindi Virgilio qua dice, io ti porto come guida, ti faccio attraversare l'inferno, ma quando arriviamo al paradiso io non posso venire. Perché siccome mi sono ribellato alla legge divina, diciamo, sono nato prima, quindi diciamo io veneravo i dei falsi e bugiardi, non ero religioso, va bene, non credevo nell'esistenza di Cristo, non sapevo che sarebbe arrivato. Per questo motivo Dio non mi fa andare in paradiso. Quindi a quel punto, quando arriveremo là in alto, se tu ci vuoi andare, se hai la volontà di andarci, troverai un'anima che è assolutamente in grado di poterti scortare di lì in poi. E quest'anima figlia viene definita con lei, quindi già sappiamo che è una donna, e sappiamo di chi sta parlando, di Beatrice, no? Quindi Virgilio la conosce, noi lo sappiamo, Dante ancora non sa niente di quello che sta succedendo. Quindi Virgilio dice, tu segui me per adesso, dopo, quando arriveremo, se arriveremo lì, avrai un'altra guida più adeguata per la situazione. Virgilio prosegue, in tutte parti impera e qui vi regge, si sta riferendo naturalmente a Dio, qui vi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui chi vi elegge, nel senso che vabbè, Virgilio a questo punto lancia una specie di frase disperata in cui dice, beato colui che può stare accanto al Signore, che può stare accanto a Dio, perché io non posso aspirare a tanto. Vabbè, qui abbiamo un po' la distorsione del personaggio virgiliano, naturalmente che è visto con l'occhio dantesco. Virgilio non si poteva neanche immaginare una cosa del genere all'epoca sua, quindi chiaramente qui è tutto personaggio dantesco, quindi che si ammanta del suo pensiero. E quindi Dante a questo punto risponde, e io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti. A ciò che io fugga questo male è peggio, che tu mi meni là dov'or dicesti, sì che io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io lo tenni indietro. E niente, qui chiaramente Dante a questo punto accetta la guida, perché come si fa a rifiutare la guida di Virgilio? Cioè Virgilio che si è presentato con questa sua biografia roboante, che gli ha detto chi è, cosa fa, che comunque Dante stimava a prescindere da questa sua presentazione. Naturalmente Dante a questo punto accetta, lo accetta come guida, anzi lo richiede assolutamente, dice assolutamente io non posso fare a meno della tua guida, perché altrimenti non riuscirei a sfuggire da questa situazione complicata. E quindi portami dove tu mi hai detto, conducimi avanti, fai quello che devi, affinché io veda la porta di San Pietro, quindi affinché arriviamo in alto, e naturalmente che io possa conoscere anche il destino, le sorti di coloro che tu fai cotanto mesti, quindi diciamo le anime dell'inferno, insomma, fammele vedere, mostrami, fammi vedere cosa ne è delle anime peccatrici, cosa succede quando una persona pecca, cosa succede alla sua anima nell'inferno. E quindi appunto nella scena finale che chiude il primo canto, immaginatevi Virgilio che appunto torna indietro verso la selva e Dante che gli va dietro tipo cagnolino, tutto speranzoso. Un dettaglio che volevo dirvi adesso in conclusione, è se cercate di immaginarvi questa scena in maniera un po' filmica, di immaginarvi Dante non come un vecchietto, ma come un giovane uomo. Vi ho detto all'inizio, fra i 30 e i 35 anni, all'incirca. E quindi immaginate Virgilio più anziano, anche se in realtà è un'anima, quindi non è che avrebbe proprio un'età, ecco. Molte immagini e raffigurazioni lo fanno sembrare molto vecchietto, un po' ingobbito. In realtà non era affatto così. Qui si parla di un ragazzo, un giovane uomo che fa per questo percorso
difficile, e che sceglie nei fatti una guida molto più saggia di lui, saggia dal punto di vista dell'età, della cultura e dell'esperienza, perché comunque è un'anima che già vive nell'inferno, quindi giustamente, insomma, ha già visto, già sa che cosa troveranno davanti. E niente, questo è quanto per il primo canto. So che sarà venuto un video lunghissimo, ma ci metterò un po' a fare il secondo, quindi avrete tutto il tempo di ascoltarvelo. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche suggerimento su come migliorare la costruzione di questi video, perché io sto andando un po' a braccio. Quindi, se avete qualche suggerimento, volete che mi soffermi in particolar modo su qualcosa di questo primo canto, ditemi nei commenti, poi ne parliamo lì. Magari poi i prossimi video magari verranno un po' meglio. Ci vediamo presto. Ciao ciao!